Ci troviamo verso la fine del novembre 2012. Sono stato nei giorni scorsi a Genova e ho assistito come spettatore a una messa in scena di Edipo Tiranno di Sofocle. Il regista è Mario Sciaccaluga. E ci sono una serie di attori, di collaboratori. Voglio testimoniare la grandezza dell'interpretazione di Eros Pagni, che ha interpretato la figura del coro in maniera memorabile, persuasiva. Il tono della voce, la padronanza dei gesti, tutto ci ha restituito oggi qualcosa di un altro mondo, testimoniando la grandezza residua del teatro italiano. Invece, nella messa in scena complessiva di Mario Sciaccaluga, regista, è pasticciata, è conformista, è piena di tante cose che ci devono essere nel teatro perché il teatro si fa così oggi, e non approfondirò nei particolari questo pasticcio. Vorrei invece dire una parola sulla deformazione del testo che opera Sciaccaluga attraverso l'impostazione della recitazione di Edipo, realizzata da un attore del quale non ho ritenuto il nome e il cognome. Comincia la messa in scena di Sciaccaluga al Teatro della Corte di Genova il 17 di novembre del 2012 con una entrata in scena, in campo, di un Edipo nevrotico, livido, rancoroso, irritato, che parla con voce rauca, strascicata, velenosa. E non si capisce come mai. Le parole sono quelle che Sofocle ha scritto nella traduzione fatta da Edoardo Sanguinetti, ma la recitazione, la postura, la dicitura di Edipo è lontanissima dal testo, perché quando si mette in scena un testo se ne possono dare molte interpretazioni. Ogni messa in scena è una interpretazione, chiaro. Ma bisogna rispettarlo il testo, restituire gli elementi fondamentali del testo. Ora, l'elemento fondamentale del testo di Sofocle è appunto il seguente. Edipo è un re, è il re di Tebe. Ed è stimato, è venerato, è stimato. E scoppia la peste, e i cittadini di Tebe si raccolgono intorno al palazzo di Tebe e stanno lì a lamentarsi, a pregare, ad aspettare il re. E il re esce fuori dalla reggia e parla con loro, con un tono paternalistico, rassicurante, calmo, sereno, imperioso, tirannico, un padre. Questo tono iniziale, queste parole iniziali, sicure, ferme, cambieranno nel corso del dramma, perché a un certo punto Edipo comincia a sospettare che vogliano strappargli il potere. Creonte e Tiresia, lui li accusa di complottare contro di lui.
Quindi l'Edipo Re di Sofocle fondamentalmente racconta la storia di un uomo che cerca a tutti i costi la verità. C'è la peste a Tebe e Edipo, che è il re di Tebe, dice e farà esattamente questo fino in fondo. Cerca la verità a tutti i costi, ama la verità, filosofia. Nello stesso tempo, a un certo punto della ricerca della verità, quando la ricerca della verità entra in contraddizione, in conflitto, in opposizione con il potere di Edipo stesso, Edipo si oppone alla verità. Immagina un complotto, diventa sì, nevrotico, irritabile, tirannico. Ma questa lotta fra filosofia e filocrazia è la struttura fondamentale dello svolgimento del dramma. Ma all'inizio perché mettere in scena un Edipo furibondo, acido, sgradevole, irritato e irritabile, non c'è ragione. Infatti, vi darò solo l'incipit. Richiamando tutti i registi che vogliono mettere in scena i classici, e non usare il testo come un pretesto. Incipit di Edipo Re, di Sofocle. Edipo entra in scena, figli, estrema prole di Cadmo l'antico, perché sedete qui davanti a me coi rami incoronati dei supplici? La città profuma di incenso, risuona di invocazioni e di lamenti. Non mi sembrava giusto, o figli, sapere da altri, e perciò sono venuto di persona, io, quell'Edipo illustre che tutti conoscono.